Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo arrivati alla fine di questa ricognizione sui tre titoli che andranno a comporre la Super Mario 3D All-Stars Collection e oggi parleremo di Super Mario Galaxy. Da molti considerato come uno dei platform 3D più belli di tutti i tempi, Galaxy ha rivestito un ruolo importantissimo all'interno della serie, donando nuova linfa vitale alle avventure dell'idraulico e riportandolo sotto l'occhio dei riflettori, attenzione che era venuta a mancare a causa della ricezione non proprio entusiastica avvenuta nei confronti di Sunshine. Prima di scoprire la storia dietro questo capolavoro epocale, evidenziandone gli innegabili pregi, come al solito vi invito a lasciare un like per supportare il canale e a iscrivervi attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! Non lasciatevi ingannare dal setting ancora una volta completamente avulso dall'immaginario tipico della serie, né dall'innovativo gameplay incentrato su un platforming di tipo sferico, perché Galaxy, in realtà, si pone in diretta continuità con gli altri due titoli che lo precedono all'interno della collection e sotto molti aspetti ne rappresenta la logica evoluzione. Il concept alla base, a dire il vero, nasce anche al di fuori della saga e fu per la prima volta mostrata al pubblico durante lo Space World del 2000, in una demo che prendeva il nome di Mario 128, una breve dimostrazione pensata per mettere in mostra i muscoli del GameCube. Fu proprio Yoshiaki Koizumi ad occuparsi della realizzazione, lo stesso designer che qualche anno dopo sarebbe stato messo a capo del progetto Sunshine e sarebbe stato riconfermato nel ruolo di director anche per Galaxy. Questa volta però fu fondamentale l'apporto di Shigeru Miyamoto, che seppur in veste di producer, ebbe un ruolo molto più attivo nella creazione del platform per Wii. Fu proprio il papà di Mario, una volta portato a termine lo sviluppo di Jungle Beat, a suggerire a Koizumi e al suo team EAD di portare avanti il concept del gameplay sferico. La vera sfida fu proprio integrare quella che era poco più di un'intuizione all'interno di un gameplay espanso e funzionale. I continui feedback e scambi di opinione con Miyamoto portarono però i loro frutti e dopo 3 mesi di intenso lavoro fu costruito un primo prototipo della fisica di gioco e fu in quel momento che Koizumi ebbe la brillante idea di associare il gameplay sferico ai pianeti, ambientando i livelli nello spazio e utilizzando il concetto di gravità come altra colonna portante dell'esperienza di gioco. Il risultato fu un platform di come non se ne erano visti prima d'allora, che prendeva il senso di libertà di movimento sperimentato per la prima volta in Super Mario 64, ma ne sacrificava completamente l'approccio open world in favore di una linearità che aveva fatto la sua prima apparizione in Sunshine. Se nel capitolo per GameCube però l'inesperienza di Koizumi lo aveva portato a preferire delle soluzioni ormai superate, ancorate al passato, che trasformavano presto la linearità dell'esperienza in un'eccessiva ripetitività, Galaxy reimmaginava completamente anche il concetto stesso di missione e di progressione dell'avventura. C'è sempre un hub centrale, l'osservatorio di Rosalinda, forse lo snodo meno riuscito della trilogia, che garantisce l'accesso a diversi mondi con svariate galassie al loro interno. Le stelle questa volta però sono distribuite in modo differente e ogni galassia ne presenta un numero ben più esiguo rispetto al passato. Inoltre, se Sunshine aveva poche tipologie di missioni ripetute quasi allo sfinimento, Galaxy è una fonte inesauribile di situazioni differenti e concept di diverso tipo. La cosa interessante è che gli sviluppatori non si adagiarono mai per troppo tempo su una singola feature. Una volta che veniva presentata una determinata sfida o un tipo di avanzamento particolare, il giocatore aveva malapena il tempo di comprendere i nuovi meccanismi che subito questi venivano accantonati in favore di nuovi stimoli. Il design compatto ed estremamente ragionato di ogni singolo livello ricorda molto più da vicino la precisione chirurgica del level design dei Mario in 2D, solo che anche questa volta spazialità e movimento vengono ricontestualizzati completamente. Il gameplay sferico è una sorta di secondo 3D che apre un nuovo ventaglio di possibilità fino ad allora inesplorate e credo non sia un'esagerazione affermare che quella di Galaxy sia stata una rivoluzione quasi alla portata di quella di Mario 64. La sfericità dell'azione e le dinamiche innescate dai rapidi cambi gravitazionali ridefiniscono il concetto stesso di platforming, dove perdono la loro assoluta rilevanza due concetti fino ad ora imprescindibili, quello di salto e di telecamera virtuale. Il moveset di Mario viene snellito e l'idraulico perde alcune delle sue mosse in favore di una piroetta che estende il suo moto a terra, come a sottolineare l'importanza di uno sviluppo orizzontale piuttosto che verticale. Intendiamoci bene, Galaxy è semplicemente vertiginoso, con ad esempio delle acrobazie che accompagnano i cambi di galassia in grado di esprimere un senso di libertà unico.
ma perdendo tutti i punti di riferimento spaziali e non potendo più definire con certezza dove sia il sopra e dove sia il sotto, il salto perde la sua funzione essenziale. Così come la telecamera, ora molto più guidata e legata alla gravità di ogni singolo pianeta, si tratta di elementi che subiscono una netta ricollocazione in questa avventura che ridefinisce il concetto di spazialità. Per questo ritengo inoltre che i momenti meno riusciti di Galaxy siano proprio quei livelli più aperti e dal sapore open world, che rimandano a un'impostazione ormai superata. I Mario in 3D hanno sempre rappresentato dei benchmark per le console che li hanno ospitati. Super Mario 64 metteva in mostra le capacità poligonali del Nintendo 64, dando vita a un ambiente tridimensionale senza precedenti. Sunshine dimostrò come l'hardware del GameCube potesse dare vita a un mondo vibrante, colorato e coerente. Galaxy per primo mostrò come le potenzialità della Wii, il cui nome in codice non dimentichiamoci era quello di Revolution, andavano ben oltre i semplici espedienti per attirare un pubblico solitamente non avvezzo al mondo dei videogiochi. Sviluppato con l'intento di essere apprezzabile da una fascia di pubblico senza limiti, indicata da Nintendo come da 5 a 95, Galaxy fu anche il perfetto esempio di come si poteva ottenere un sistema di controlli funzionale con l'accoppiata Wiimote e Nunchuck, e di come i controlli tradizionali potessero coesistere con i sensori di movimento. La buona riuscita di un titolo risiede anche in quanto sia intuitivo e immediato per il giocatore padroneggiare il sistema di movimento, permettendo una grande libertà di azione anche con un numero limitato di tasti. Il moveset di Mario è ricco come non mai, eppure le azioni da compiere sono tutte piuttosto semplici. Complice l'intelligente integrazione dei motion control. È questo tra l'altro l'aspetto critico della 3D All Stars Collection, cioè come Nintendo abbia deciso di adattare i controlli di Galaxy per il gioco portatile. Purtroppo, se l'utilizzo del touchscreen sia un valido sostituto o meno del sistema di puntamento, potremo valutarlo solo una volta provato con mano. Anche graficamente vi sfido a non rimanere meravigliati di fronte a un tale spettacolo per gli occhi, dove una direzione artistica impeccabile mascherava egregiamente tutti i limiti dell'hardware della piccola console Nintendo. Per non parlare poi delle musiche, il cui arrangiamento orchestrale è qualcosa che definire sublime è semplicemente riduttivo. Galaxy è quindi un gioco perfetto? Non credo, e come tutti i titoli fortemente sperimentali, presenta numerose asperità che verranno limitate soltanto in seguito. Ad esempio, il postgame è estremamente ripetitivo e costringe al backtracking di numerose missioni, e addirittura richiede di completare il gioco ben 4 volte per sbloccare una piccola scena aggiuntiva, ricompensa sicuramente non all'altezza della sfida. Ci sono ampi margini di miglioramento, ma per capire la bontà dell'impalcatura tirata su da Galaxy, che ripeto ancora una volta, presenta una varietà stilistica e di gameplay assolutamente fuori scala, l'esempio perfetto già esiste e si chiama Super Mario Galaxy 2. Le introduzioni di Galaxy furono così tante e così stimolanti che Koizumi e il suo team furono costretti a scartare tantissime idee che difficilmente sarebbero state implementate con successo all'interno di un singolo gioco. Per questo nacque l'idea di un diretto seguito, per espandere quell'universo, anzi quella galassia, verso confini ancora più remoti, arrivando a confezionare un prodotto, sì derivativo, ma che in più di un'occasione surclassava il suo predecessore. Ma questa, poracci, è un'altra storia, per un'altra collection. Forse. E con questo si chiudono gli approfondimenti storici sulla 3D All Stars Collection. So che molti di voi vedranno in Galaxy il titolo più familiare, banalmente per una questione anagrafica. Quindi, come al solito, vi aspetto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate di Galaxy, se già lo avete giocato in passato, e se deciderete di iniziare la 3D All Stars partendo proprio dalla fine. Prima di salutarci, vi invito come al solito a lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Super Poro, Michele Galaxy, ciao!